Francesco Faraoni è pronto per affrontare il suo quinto match da professionista, dopo una carriera nazionale strepitosa. L'abbiamo già presentato qui sul canale, ma nel video di oggi, oltre a portarvi il match e tutto il dietro le quinte, sono andato a trovarlo qualche giorno prima del match per assistere al suo allenamento e soprattutto per farmi raccontare meglio la sua storia. Io ho iniziato la box a 11 anni, sono entrato in palestra insieme a mio fratello che Mattia faceva prima karate e stava sempre al team box due anni prima. E lui mi ha detto: guarda, lì fanno anche pugilato. Siccome io il calcio mi ha un po' stufato, io ho fatto calcio dagli 8 agli 11 anni, mi ero stufato, allora mi era presa questa curiosità. Allora andai con mio padre a 11 anni a fare la prova e incontrai appunto Italo, poi è nato lì l'amore per questo sport. E ancora mi rimane impresso che mio padre gli disse ad Italo: mi raccomando, ti affido mio figlio. E Italo gli rispose proprio: fai finta che già è un figlio per me acquisito. E da lì mi ricordo che con Italo abbiamo lavorato tanto tecnicamente. Pensa, siamo stati, questa è una cosa che rivendico sempre anche in onore di Italo, i primi 2 mesi e mezzo portando solo il jab. Io infatti dicevo: papà, ma qua mi fanno portare solo il jab sinistro, gli altri portano il destro, il gancio, dopo 2 o 3 giorni. E mio padre mi diceva: stai nella palestra giusta. È stato poi il debutto a 13 anni, abbiamo vinto i campionati italiani, subito abbiamo fatto prima gli esordienti, abbiamo vinto gli esordienti interregionali, abbiamo vinto i campionati italiani e poi da lì abbiamo visto gli azzurrini, che era una sorta di guanto d'oro. A 14 anni mi avevano chiamato a vivere in nazionale a un convitto. Probabilmente questo progetto ad Assisi, dove è il centro federale, consisteva nel fare scuola e sport ad Assisi nel centro federale, quindi ci veniva a prendere il maestro Maurizio Stecca all'epoca della nazionale e poi ci faceva allenare, quindi vivevamo tutti insieme nel convitto e poi il pomeriggio andavamo al centro federale ad Assisi ad allenarci. Però io dopo 1 mese e mezzo ho abbandonato perché non ce la facevo, era veramente duro. Io venivo da una realtà come quella romana, a casa mia, i miei parenti, mio fratello, i miei amici, vivere lì nel convitto, le regole del convitto, alle 9 tutto spento, alla mattina alle 7:30 accendono tutte le luci, aprivano le finestre, la TV solo mezz'ora al giorno, quindi non ero abituato a queste regole così restrittive, anche se ero abituato comunque al regime, al rigore, però era veramente dura. Quindi abbandonai dopo 1 mese e mezzo il convitto e ripresi comunque la scalata con i match anche internazionale con la nazionale. La fase da schoolboys a youth ho vinto tutti i tornei, ho vinto, comunque arrivato in finale, quindi abbiamo fatto parecchia esperienza. Poi feci il passaggio alla Phoenix, dalla Team Box 11 alla Phoenix, più che altro per motivi anche logistici, perché con l'università a lavoro mi trovavo un po' in difficoltà. Sono entrato nel centro sportivo dei Carabinieri dai 23 anni ai 28 e lì ho fatto il percorso con i Carabinieri, il centro sportivo, quindi tanti tornei fuori con la nazionale, tant'è che tutto si è culminato con i mondiali del 2021 che ho fatto, ho partecipato, sono uscito agli ottavi con un americano, ho fatto 71 kg, un peso che per me era molto difficile da fare. Una volta fatto questo percorso mi era stato prospettato di fare i 71 per le Olimpiadi, per provare a fare le qualifiche olimpiche, ma avevano tolto i 75, quindi io i 71 non li potevo fare perché fisicamente avevo fatto le visite, non era un peso idoneo per la mia prestazione, non ce l'avrei fatta. Quindi ho deciso di lasciare i Carabinieri e la nazionale per buttarmi nel professionismo. E quindi come ben puoi sapere che c'eri anche tu, a ottobre del 2022 sono passato professionista e ho deciso di fare questo passo. Molta gente mi diceva: non lasci un gruppo sportivo, un posto fisso, la nazionale, però era una, sai, sono quelle decisioni, la vita è una, che ho sentito di fare, quindi non ho rimpianti, vada come vada sono felice della scelta che ho fatto perché sento che era quello che volevo, insomma. Ragazzi, abbiamo finito
questa prima parte di allenamento, ci manca da fare un'ultima sudatina, fare una corsettina leggera, perché come ben sapete e sappiamo, a ridosso del match non ci si inventa nulla, si lavora solo per il peso, quello che è fatto, quindi si lavora solo sulla perdita di liquidi. E niente, l'avversario mio sarà un avversario coriaceo che verrà dentro e quindi dovrò muovere bene le gambe e cercare di anticiparlo. Dai, regà. Ok ragazzi, è passato qualche giorno e oggi finalmente si combatte. Forza Francesco. Stiamo entrando dentro al palazzetto, il Pala Santoro che ormai tutti conoscete, ma guardate un po' chi ho incontrato. Siamo qui, l'atmosfera è calda, la serata è magnifica e qui abbiamo una special guest. Che dici, oh? Come stai? Bene. Grande Marzietto il fenomeno, lo ricordate? Spero di sì. E abbiamo fatto il video che c'avevi 9 anni, mo ce n'hai? 11 anni. Non si può combattere fino a 13 anni, però già ho fatto 2 match fuori all'estero. Dove? In Svezia e sono andati alla grande. Ora abbiamo in programma un torneo in Scozia dal 4 luglio al 7 luglio. Grande. Come stai? Che dici? Sto bene, non vedo l'ora di combattere perché dopo tanta attesa, quindi mi è stato un match ad aprile, quindi finalmente è arrivato il giorno del match, quindi non vedo proprio l'ora. Papà Faraoni, come stai? Come vedi Francesco? Lo vedo bene, è sempre un bel ragazzo, per me quando uno è bello così è già vincente. È il suo quarto match da pro? Sì, speriamo che ne fa più di più perché vorrebbe fare gli italiani, speriamo bene. Sì, il titolo gli aspetterà insomma, mo ha fatto una lunga carriera dilettantistica, molto 100, proficua. Oltre 150 match, è vero, però a lui piace, a me lui mi piace. Ogni filo ti dà soddisfazione, sì, dai. Sì. Sei sempre stato appassionato di sport a combattimento? Sì, parecchio, sì, fin da bambino si sono cresciuti loro praticamente. Certo, non credevo che prendessero una svolta così, certo. Però è sport, fa bene, non è droga, è in equilibrio. Ti ha allenato bene perché Francesco è una persona molto, molto seria, quindi un atleta con la maiuscola. Ci lasci, sì, è una persona precisa, educata, si allena, spinge, va a dormire presto, fa i compiti a casa e li fa tutti. Maestro! Sfidato il guanto, avevamo questa frattura, ci abbiamo avuto questo piccolo infortunio interfalangeo, quindi ci ha rallentato, ma ci ha rallentato nella misura in cui i primi giorni siamo stati fermi, poi ci siamo allenati, abbiamo sperimentato una presa nuova sulla panca, una presa nuova sullo squat, quindi siamo stati per mantenerlo, quindi siamo riusciti a parte la prima settimana a rimanere in bolla, ci siamo preparati, poi ci abbiamo avuto i soliti slittamenti di qua e di là. Francesco mi ha insegnato ancora una volta l'arte della motivazione, abbiamo fissato un obiettivo che hanno gli sparring, grazie ai maestri, a Emiliano, a Stefano, ci siamo appoggiati alla Magliana, alla Golden Power. È l'esempio di nessuna scusa, cioè non esistono scuse.
genotipico che si è spento, cioè in me, perché non è possibile che abbiamo la stessa genetica, guarda, cioè ce l'abbiamo, pure lui sta squartato, io niente, ma così sto 6 mesi in chetogenica, sto così. Quello che dico sempre è che il pugile non sia mai la stessa, il tipo di alimentazione non sia mai lo stesso tipo di personalizzazione, che sia magari la stessa su ogni match, no? Quindi stiamo piano piano aggiustando il tiro, e questa cosa mi fa molto piacere perché c'è uno spirito collaborativo, quindi vedo Franci che magari collabora con me e mi permette di fare un lavoro sempre più personalizzato, in quanto ad oggi siamo un po' nel mondo dell'alimentazione sempre affascinati dal taglio del peso, sempre affascinati da quello che è soltanto il momento in cui ci si pesa sulla bilancia, ma io cerco di comunicare altro, cerco di dare altro, quindi l'idea che con Francesco stiamo costruendo piano piano una prestazione via via più ampia ne è la dimostrazione oggi, che abbiamo fatto probabilmente uno dei tagli migliori di sempre, dove siamo arrivati a avere un bello scarto tra il giorno del peso e oggi, che quindi è uno scarto che ci ritroveremo in fase di prestazione sul ring. Stavo con i guantoni, lo aiutavo a fare pipì, quei guantoni, quindi lo sapete questo che vuol dire, sì. Okay. Come vedi? Adesso comincia a chiudere, allora comincia a tirarti con tasto. Come ti sei pilato? Okay. Inizia appena, non ti vedo il progetto, la faccia sotto e non c'è bisogno. Pure quando sei corte, non fa così. Allora poi fa questo e questo. Non fa questo. Quindi non fa l'errore dei fa questo. Non lo trovi, ma non lo trovi come lo devi trovare. Ok, stai qua, pa e pa, perché il fegato non lo trovi qua, perché lui fa questo, capito? È importante se le distanze, Ok, no come ti dico, i colpi cosa non tutti i vini, c'è anche una volta, vediamo se la musica l'hanno messa. Parenti c'è il maestro. No, infatti aspetta, che poi parte. No, non ho messo quella. Ah, perché come sta la solita. Però non c'è ragione, sai, il momento deve essere giusto. Dai Francesco! Dai Rosso! Dai! Un record di 4 incontri e 4 vittorie! Arrivano Rosso! Francesco! 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 Francesco!
sempre attento. Bello! Esatto, sempre a misura, senza rischio. Dritto con Gieb, dritto con Gieb.
stato micidiale, cioè proprio ci ho provato. Sei un grande. Ho detto la battaglia non fa la facciamo. Grande. Poi lui perché ti ha fatto fare battaglia, che ho visto un match tu che sei garibaldino. Ci ho provato fino alla fine. Guarda, tutta la mia stima, sei un grande, veramente grande. Ciao ragazzi. Grande. Ciao. Quello come tutto. Dai. Una botta qui. Pensavo che il match fosse alla prima ripresa. Grande carattere l'avversario, perché pure la seconda poi quando detto gol ha rifatto così proprio, te non si è imbardato. Il maestro comunque era intelligente all'angolo, come arrivava chiudi di qua. Te lo sentivi quello che diceva l'angolo? Sì, sì. Aspetta, chiudiamo qua. Ma no, c'è il maestro, c'è il match, scusate. Volevo fare i complimenti all'avversario, comunque è stato, ha tenuto il colpo, io pensavo che non ce l'avesse fatta più, che non aveva sì, pure più, invece, io, convinto proprio. Invece ha avuto tanto carattere, guarda, onore a lui. Io forse dovessi più continuare con l'azione, però devo dire la verità che pure la seconda l'avevo ripreso e ha tenuto duro veramente tanto, quindi onore all'avversario. Poi sono soddisfatto perché comunque ho qui due professionisti, Lorenzo, eccoli qua che abbiamo parlato prima, insomma, prima del match ha fatto fantaio pazzesco, stavo in formissima e dal punto di vista atletico fisico stavo veramente al top. Poi c'ho il mio team è perfetto, quindi la serenità conta tanto, gente competente, giovane, siamo tutti al passo. Ha fatto una bella prestazione, sì, spero sì, che sì. Pure te sei contento, insomma. Sì, sono contento, voglio mettere ancora più di continuità perché si può fare ancora di più, però ho chiesto anche ai commentatori, insomma, mi hanno fatto i complimenti, però io ho chiesto sempre per margine in più, lui mi ha detto non è andata bene e poi ci pensano i maestri, però mi sei piaciuto, però io direi che si può fare ancora di più perché sono preparato bene sulla continuità, perché stavo bene di fiato. Comunque ripeto, complimenti ancora all'avversario perché io quando ho finito l'ho visto che era provato, ma c'aveva un coraggio, guarda, buttarsi per terra così, tutti siamo così, colpo stai così per lanciato a terra, vuol dire che era proprio tagliato al cervello. Sei rialzata, hai fatto tutte riprese così, comunque le gambe te le stronca, infatti io la cosa mia che dicevo mo lo metto e pensavo al colpo singolo invece, perché quando parto quattro colpi mi sento come se non so forti, comunque invece è un po' più. Grande Francesco, è stato un piacere insomma condividere questo perché poi match. Lo sapete, siamo molto amici, abbiamo un forte legame empatico che va oltre l'amicizia, l'amicizia si effimera, del senso d'amicizia proprio forte, perché abbiamo un forte legame che io e lui sappiamo, quindi grazie, siamo grazie. Ci vogliamo tanto bene al di là delle telecamere e di tutto.